Gabriella Branca, presidente nazionale di Sinistra Italiana, qui al congresso provinciale in vista di quello nazionale. Si discutono due mozioni in questo congresso? Sì, abbiamo due mozioni. Intanto il nostro congresso, come avete visto, ha questo bellissimo titolo perché la vita che verrà è proprio la sfida che noi ci poniamo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della giustizia sociale. Abbiamo due mozioni perché nell'ambito del nostro partito è stata avanzata la prima mozione, che è la mozione della maggioranza, che è molto articolata, sono quasi 70 pagine, con un programma molto vasto che riguarda tutti i temi fondamentali della nostra vita, del lavoro, della salute, i diritti fondamentali. E poi c'è una mozione alternativa che è stata proposta da alcune nostre compagne e compagni, e quindi oggi discuteremo di queste due mozioni che attengono alla vita del nostro congresso, che si terrà invece il 24, il 25 e il 26 di novembre a Perugia. E invece per il Savonese quali sono le priorità? Si sta parlando molto di ambiente con il rigassificatore. Sì, questo è uno dei temi fondamentali per noi, il tema dell'ambiente, della sostenibilità. Non contestiamo solamente la scelta del commissario che è stato appunto nominato per decidere la localizzazione di questo rigassificatore a Savona, ma anche la scelta di tradire quelle che sono le scelte europee fondamentali e quindi disattendere quelli che sono tutti gli obblighi che in realtà sia per quel che riguarda il 2030 che poi per il 2050 dovevano comportare l'abbandono delle energie di tipo fossile. L'Italia viene condannata costantemente, 1 miliardo di sanzioni che dobbiamo pagare proprio perché disattendiamo questo tipo di obblighi cui noi saremo tenuti.